Rieccoci qua, gentili telespettatori di Canale 2 C'è, stiamo per cominciare la nostra trasmissione odierna. Siamo, lo sapete, in piena par condicio, perché il 25, tra qualche giorno, andremo a votare e su questo tema potremmo aprire una discussione che, insomma, molto ampia, molto lunga. Non lo facciamo oggi, anche perché possiamo esprimerci poco, soprattutto noi conduttori, ma certo, diciamo che l'Italia su questo argomento avrebbe tanto da dire, i cittadini avrebbero tanto da dire, perché certamente ci troviamo in una situazione non facile sotto tutti i fronti, economici, politici, culturali, di libertà anche, perché no, ricordiamoci che la politica italiana è stata capace di far chiudere centinaia di emittenti televisive in tutta Italia, quindi non parliamo di libertà, siamo messi davvero male, ma affronteremo meglio questi argomenti, quindi fidatevi poco, questo vi posso dire soltanto e non vado oltre, fidatevi poco, ma voi già lo sapete, delle fesserie che vi vengono propinate ogni giorno, delle promesse, fidiamoci poco perché veramente non se ne può più. Allora, vi presento subito l'ospite di oggi, non so se la pensa come me, ma ve lo presento, è il dirigente scolastico Biagio Clementi che abbiamo qui con noi il piacere di ospitare. Ben ritrovato. Un piacere essere invitati e quindi colloquiare anche con gli ascoltatori. Mi hai posto già la prima domanda, quindi ecco, il professore chiede al suo alunno, insomma, non mi permetterei mai, quale possa essere in termini di valutazione dell'idea che stava prima enunciando. Io credo che il popolo italiano non debba avere, diciamo, nessuna ritrosia a far sì che la propria opinione conti, e se questa opinione dovesse andare in un'idea di turnover, cambiamento vero, reale, di una politica che ormai è insita nei cervelli da anni, e anch'io non voglio fare polemiche perché non tocca a me, io sono un cittadino, sono stato invitato nella mia veste, nel mio ruolo istituzionale, sì. Ma tutti abbiamo una coscienza e un'intelligenza. Quindi ai nostri ascoltatori posso dire che ecco, credo fortemente in un'idea di vero cambiamento. Se poi dovessimo scoprire che anche nel cambiamento c'è quella scarsa energia vitale, intellettiva, allora saremmo destinati come nazione, non come singoli, ad un fallimento. Volevo semplicemente, e mi si perdoni la battuta, invitare il nostro amico Castoro a che, ecco, nella idea che leggi precedenti hanno portato parecchi suoi colleghi alla chiusura delle emittenti, allora mi veniva un flash, dico, devo invitare a far seguire all'amico Arturo Castoro un corso di formazione, ma per farlo diventare un nuovo Trump, colui che può, sì, ecco, diciamo, bene, meditare sulle condizioni di un'editoria piuttosto, o di una. Vabbè, si terrà, stiamo organizzando un dibattito su questo tema, un incontro direi nazionale di categoria che probabilmente si terrà proprio ad Altamura, ma questo lo anticipiamo così senza grossi problemi. Siate bravi nella pubblicizzazione, certo, di questi incontri, certo, perché certo. Guardate, vedete, chi ci ascolta e chi ci vede, è indelicato dire che non possa esprimere un'opinione. Io ve la dico come la penso. Questa città per tanti versanti sta facendo a meno di poter, ecco, insomma, contare una parola forse non usuale, ma avere l'approccio della, ecco, capacità di una emittente è importante non solamente ai fini di una pubblicizzazione del proprio prodotto, del proprio marchio, della propria azienda, è importante perché ci può dare il piacere e dovere, con più sedute che siano a carattere religioso, che siano a carattere politico o amministrativo, scolastico e via dicendo, di poter esprimere, ecco, quella che oggi è la vera mancanza del dialogo, un dialogo che è tra sordi, e io penso che in questo possiamo già avviare conversazione. Grazie per questo pensiero, tra l'altro noi possiamo semplicemente invitare ad andare a votare, questa è la cosa più importante di un messaggio che possiamo lanciare in questo momento, cioè invitare la gente a
non lasciarsi andare, perché il pensiero di non andare a votare è una cosa che ci pervade, arriva a tutti, insomma, questa idea. Però dobbiamo essere più forti nella speranza di un cambiamento, come dicevamo, dobbiamo andare a votare sperando che le cose possano cambiare. Quindi rechiamoci tutti alle urne, nei seggi elettorali, perché è importante se teniamo al nostro futuro e quello dei nostri figli. Vabbè. Allora, dirigente scolastico, ritorniamo sul tema della trasmissione. Lei da tanti anni ormai è dirigente del liceo Cagnazzi di Altamura, scuola con istituto con diversi indirizzi. Ora c'è il rientro a scuola, c'è stato già ieri. Come sta andando? No. Ieri, diciamo, abbiamo solamente avuto un assaggio. Ah, ecco. Ma in realtà questo periodo, che possa essere un po' di rivisitazione dell'organizzazione che abbiamo faticosamente messo in piedi noi tutti, dirigenti di ogni segmento scolastico, dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di secondo grado, abbiamo, ecco, quello che è il tallone d'Achille. Oggi tutti proclamano l'idea di una scuola che è quella di pre-Covid, ma in realtà è successo qualcosa in questo periodo, ecco, quindi voglio essere molto chiaro con chi ci ascolta. Credere di avere una scuola normale, virgolettata normale, è nella mente di tutti. Per normalità, se intendessimo anche conoscere fisicamente le persone che erano, come dire, impedite da un dispositivo, da una mascherina, beh, oggi diciamo che io proprio ieri ho incontrato gli studenti del Cagnazzi, almeno quelli del primo anno, e la netta sensazione è quella di una voglia infinita di poter dire, mio caro preside, mio caro professore, professoressa, voglio partecipare a quella emozione nuova che una scuola che sta riconducendosi a quella che era pre-Covid. La normalità, insomma. Ecco, diciamo questa benedetta normalità, ma in realtà è successo qualcosa e di cui dobbiamo anche, come dire, forse affrontarne anche le conseguenze. Una perdita secca di oggi non solo competenze, le competenze disciplinari di inglese, di matematica, di latino, di filosofia. Oggi abbiamo perso a volte anche un'idea che la speranza di poter, ecco, essere ancora straordinariamente sorridenti, di essere intenzionati ad una relazione che funzioni, purtroppo in molti studenti si è affievolita. Oggi, e lo sappiamo tutti quanti noi addetti ai lavori, le prime reazioni che dobbiamo fronteggiare sono quelle delle comunicazioni o addirittura certificazioni che arrivano da valenti professionisti, psicologi, psichiatri, psicoterapeuti. E questa è la scuola di oggi che dobbiamo saper ripristinare e riportarla ad un alveo di, ecco, normalità, come diceva. Quindi vedi, ci sono state delle conseguenze rispetto a questo periodo che abbiamo attraversato, dove siamo stati costretti a vivere in maniera un po' limitata. Restrittiva. Limitata. Assolutamente sì. Concordo con questa idea, ma ripeto, la speranza è che a partire da ieri la scuola si dia una impronta nuova, una modalità con cui genitori che hanno, ecco, percepito questa difficoltà siano vicini all'ambiente scuola, perché ce n'è un bisogno oggi come non mai di avere questa capacità di sapersi relazionare tra le utenze e ovviamente chi dispone del servizio, cioè i presidi, i docenti, il personale tutto scolastico. Su questo dobbiamo, ecco, capire quali sono le iniziative. Una scuola oggi che saluta, per esempio, ad Altamura due valentissimi colleghi che sono andati in pensione pochi giorni fa, dal 1° settembre, e parlo della preside Rachele Indrio, quanto del preside del Denora, ovvero molti sanno la scuola Denora Lo Russo e loro l'alberghiera, ma in realtà non è così, è il professor Achille, a cui va il nostro, non solamente il mio, il nostro saluto, certo, per quello che certo hanno fatto e lasciato sul campo. Certo. Tra l'altro è stato ospite più volte qui, come lei, insomma, nella nostra trasmissione, quindi è molto conosciuto. Assolutamente vera questa affermazione. Quindi, ecco, ripartendo anche da una spinta propulsiva dei nuovi dirigenti che sono entrati in queste scuole,
Credo che, ecco, insomma, a breve avverranno sicuramente riunioni tra noi per focalizzare i bisogni di una comunità che non è quella intima scolastica. La scuola ne lancio una, che sia il secondo circolo, il primo, o la scuola media Mercadante, la Padre Pia, tutte. Abbiamo bisogno di poter riassaporare questo piacere e soprattutto, come dire, anche tra noi, condividere strategie e ovviamente obiettivi che portino un po' tutti noi ad una nuova speranza, che è quella di una scuola effettivamente che dia ancora impulso. Senza di una scuola che funzioni, quello che dicevamo prima, anche in termini, diciamo, di capacità civica, il senso della politica, vivere con una nuova aspettativa, potrebbe anche miseramente fallire. Ecco, c'è una delusione però, Preside, ancora una volta, ogni anno registriamo lo stesso pensiero e ci dispiace. Abbiamo più volte sollecitato, per esempio, la Regione Puglia, o chi decide, insomma, il provveditorato, a riaprire le scuole più tardi, a settembre, per un motivo di opportunità turistica, perché la Puglia è votata al turismo. Tra l'altro Altamura, pensate un po', amici telespettatori, questa è la cosa che ci dispiace maggiormente, appena ieri, insomma appena l'altro ieri, ha festeggiato la Madonna del Buon Cammino e si ritrova il giorno dopo, cioè la sera prima a mezzanotte ci sono stati gli spari, il giorno dopo i fuochi d'artificio, per capirci, l'ho detto in maniera volgare, il giorno dopo si torna a scuola. E la cosa non credo che funzioni molto, se vogliamo, ovviamente, se la nostra intenzione è sincera, cioè quella di aprirci al turismo, perché la Puglia, come altre regioni del sud, la Calabria, la Sicilia, può veramente, la Basilicata anche, può veramente raccogliere numeri per quanto riguarda questa, chiamiamola, disciplina, no? questo settore turistico, e invece non lo fa, perché puntualmente che fanno? Sono proprio le regioni che non ci credono. Puntualmente la Puglia riapre a metà settembre, nemmeno a metà settembre, quando invece si potrebbe ancora fare molto di più, perché le temperature, anzi sappiamo che nei prossimi giorni ci sarà un'altra impennata. Io non so come farete nelle scuole a gestire questa calura, non so se vi siete attrezzati, avete previsto qualcosa, non lo so, farete una gita per strada, no? Sarà, non ne ho idea. Sarà gioco forza uno, allora, che non si evochi quella forza, come dire, terapeutica di una scuola che debba essere in funzione o in linea solo con i mesi, diciamo, autunnali, invernali. Ricordo che, insomma, la mia generazione iniziava la scuola elementare a ottobre, quindi dopo il 4 ottobre si partiva con le attività. Il problema è duplice, io sono d'accordo con un'idea, qualche volta quando dicevo, ecco, il confronto, la relazione, la capacità di unire più soggetti, anche istituzionali. Allora, la Puglia, siccome è ristretto il campo proprio alla nostra città, visto che avantieri c'era stata praticamente la processione, quindi con la festa della Madonna del Buon Cammino, io dico, ma sarebbe bastato forse una idea di condivisione tra amministrazione locale e tutti i dirigenti per dire, nella vostra autonomia, perché ogni scuola è dotata di autonomia didattica e organizzativa, potreste eventualmente favorire questa comunità tutta dal profilo, ecco, insomma, di salvaguardarla, perché chi non ha fatto festa avantieri con fino a mezzanotte, forse fino ad oltre mezzanotte, la giornata consentiva, permetteva, diciamo, di fare questo e poter, come dire, dislocare le forze utili scolastiche almeno a partire dal giorno, non di lunedì ma dal martedì. Perlomeno. Non c'è dialogo, non c'è, forse si ritiene in maniera esuberante, diciamo, ma sai, i presidi devono decidere, d'accordo, ci sono anche i consigli di istituto che devono prendere certe decisioni, però ecco, forse da questo punto di vista sarebbe bastata una minima capacità dialogica per poter intendersi sull'obiettivo. Io sono d'accordo che magari si poteva salvaguardare il lunedì, diciamo giorno 12, dove la maggior parte delle scuole altemurane ha aperto i battenti alla popolazione scolastica. Proprio nel giorno della ricorrenza. Proprio nella ricorrenza, esatto. Proprio il massimo. Ora,
Sulla questione turismo invece si fa molto più importante ed interessante l'idea del rapportino che stavi facendo. Allora oggi effettivamente le scelte si devono fare. Cosa dobbiamo privilegiare? Un aspetto, diciamo, canonico per dire rinunciate ad un aspetto e favoriamo l'altro? Ma si discuta. Ma si trovino soluzioni condivise, perché io non mi opporrò mai, come anche ex assessore alla cultura e al turismo e alle libere attività, sì. Ho cercato di favorire in quel momento storico un'idea che la nostra città debba avere profondi percorsi di favorire il turismo. Pochissime realtà hanno una capitalizzazione come la può avere Altamura. E nel momento in cui esportiamo la nostra persona proprio fuori di questa città, si va da Milano, si va da Roma, si va da Napoli, lei viene da Altamura, città del pane. Certo. Ci riconoscono alcuni marchi, alcuni standard, voglio dire, di capacità produttiva, ma non sanno quanto Altamura oggi invece possa offrire, e lo offre, in termini altri. Il problema è che troviamo il centro storico ancora dismesso, troviamo la spazzatura ai massimi livelli, il problema è che abbiamo una cultura di base che ci porta all'anarchia assoluta. Vedasi, ecco, chiedo scusa se faccio prodomo Cicero per me stesso, prego. Ma chiunque voglia venire con me alle 7:30 del mattino a verificare cosa è successo ogni giornata di questa lunga estate, vetri rotti, sporcizie di ogni genere, cicche di sigarette, residui alimentari. Dove? Ogni dove questo? Sulle dove? Scale della nostra scuola liceo Cagnazzi, in piazza Zanardelli. Allora, come si fa, caro amico Arturo, a dire noi dobbiamo privilegiare un settore quando non abbiamo forse l'intuizione o la capacità intellettiva per riflettere bene sulle parole che diceva il nostro amico? Perché è questa forse la nostra grande aspirazione, avere la voglia di dire ma come, non siamo una città a carattere turistico, ma certo che lo siamo. E il rovescio della medaglia. Dobbiamo crederci, il problema è che non ci crediamo e non facciamo tutto quello che andrebbe fatto. Allora, la capacità sempre di trovare dialogo, emozioni, anche in quello che si dice, emozioni vere, non emozioni fallaci che sono subito, come dire, facilmente riscontrabili, che sono o rappresentano il nulla. È questa la realtà su cui noi dobbiamo dimenarci, mio caro amico. Io ci credo. Volete venire tutti gli altamurani a vedere in piccolo cosa ha fatto il liceo Cagnazzi? Noi abbiamo un piccolo museo, sì. Non lo possiamo etichettare museo, ma lo è, di natura scientifica. Attrezzature, insomma. Sono, esatto, attrezzature usate sin dal momento in cui lo stesso Luca De Samuele Cagnazzi, colui che ha interpretato una realtà scientifica, pur essendo un presbitero, pur essendo una figura di eccellenza, come dire, con la caratterizzazione di essere un sacerdote, ma di elevato rango, noi abbiamo strumenti di fine 700, 800, 900, e allora significa, venitelo a vedere, che noi vorremmo contribuire a dare un'ulteriore spinta alla capacità del turismo che in questa città ci può stare. Il problema è che non c'è voce in comune con l'amministrazione che potrebbe essere quella che conduce un po' tutte le associazioni, le strutture. Bisogna essere presi per mano, ci vuole qualcuno che ci prenda per mano. Ma forse anche io contribuirei a che la mia mano si congiunga con altre mani e a fornire il meglio e il massimo che questa città può esprimere, come in altri settori. E non ci giriamo attorno, perché Altamura è invidiata per ogni settore produttivo di questa nostra città, certo. Capace di esportare all'estero o fuori cose straordinariamente importanti. Ecco, torniamo un attimo al Covid, a proposito di gestione di questa bestia che speriamo quest'anno ci lasci un po' più liberi. Il trasporto scolastico era uno dei punti fondamentali, ne abbiamo parlato l'anno scorso, bisognava incentivarlo, aumentarlo. È cambiato qualcosa? Lei ha idea che sia cambiata qualcosa per quest'anno? Allora,
anche nel settore dei trasporti hanno dall'alto a livello ministeriale impartito alcune direttive. Noi abbiamo reso inutili con l'ultima, l'ultimo provvedimento del 28 agosto 2022 emanato dal nostro Ministero della Pubblica Istruzione, abbiamo annullato tutti i decreti che si erano resi necessari per fronteggiare il Covid. Quest'ultimo decreto del 28 agosto cosa contiene? Contiene la capacità che si sono abbattute a livello scolastico, quindi proprio nelle scuole, l'idea delle distanze di sicurezza, l'idea dei dispositivi di sicurezza. Rimangono solo alcune misure temporanee che possono essere favorite qualora ci sia la ripresa all'interno delle scuole, dall'infanzia fino a quella di secondo grado, qualora ci siano focolai. E in questo caso c'è da riprendere esattamente quello che si doveva fare in momento Covid. Salvo che in tutto questo che ci siamo detti, i fragili, coloro che hanno malattie acquisite, coloro che hanno situazioni prioritarie, insomma, alcune patologie, situazioni prioritarie di essere osservati, in questi permane una condizione di chiedere che possano, nel momento in cui vengono a scuola, coprirsi con la mascherina. Però, ripeto, sul piano delle distanze, e sono quelle che richiamano anche la domanda dell'amico Arturo Castoro, sui pullman, i pullman, le ditte dei trasporti le hanno abbattute. E siccome c'era una polemica che nacque lo scorso anno, vi ricordate proprio di questi tempi, gli studenti di ogni scuola che viaggiavano avevano avuto l'indicazione dalle ditte di trasporto STP, FAL, Apollo Lucane, eccetera, eccetera, altre non me le ricordo il settore, che dicevano: oh, attenzione, noi parliamo di numeri e quindi di contatti che debbano richiamare non il numero dei posti a sedere, bensì l'80% di quello che materialmente puoi mettere su un pullman, cioè anche persone in piedi. Adesso questo percorso non c'è più, quindi ergo c'è una speranza, non c'è più, nel senso proprio, il virus è come se fosse scomparso. Esatto, quindi ergo si deve pensare che a livello ministeriale si dica al preside Biagio Clemente o a tutti gli operatori scolastici: signori, infettatevi tutti, non c'è problema. Abbiamo scherzato, dal giorno in cui si riprenderanno le lezioni in tutte le scuole, si potranno avere, parsimoniosi comportamenti. Parsimoniosi, fate vobis, quello che volete pensare. Questo è un controsenso, perché ora ci chiediamo com'è possibile. Allora, noi, credo, come in tutte le scuole, abbiamo ragionato prima di aprirle. E abbiamo condotto una idea che anche studi fatti di settori in questo periodo, da aprile scorso fino a questo momento, hanno indicato, almeno nelle nostre persone, comunque i responsabili che devono guardare con attenzione a questi fenomeni. In particolar modo nelle scuole si deve dare questo principio di aerazione. È l'unico che è rimasto in piedi come voglia di controbattere una idea di non appestarsi, ma di prendersi il virus, di nuovo. C'è il discorso delle vaccinazioni, che agli ultra sessantenni, non guardate me solo, ma forse anche il signor Arturo sta avvicinandosi rapidamente a questo traguardo. Vedo che è molto buono. Rimane il piacere e dovere di portare a compimento l'idea di un richiamo sulla vaccinazione, non solo ai soggetti fragili, ai deboli, ma un po' a chi potrebbe avere ancora ripercussioni, e soprattutto avere una idea che nei luoghi, soprattutto quelli dove non ci sono possibilità di aerazione, si possa mantenere una distanza tale che possa essere in qualche modo di beneficio. Quindi ci sta dicendo che anche se le regole non sono queste, voi comunque vi siete dati delle priorità, vi siete prodigati per cercare di evitare il contagio. Ma lei l'ha preso il virus durante questo? Guardi, io sono nella scuola. No, non violiamo nulla perché sono pubbliche le notizie. Al momento assolutamente franco,
libero, non so quali altri termini usare. È stato fortunato. Faccio segnali di scongiuri, come essere, dire, a insomma, vista. Un dirigente scolastico che ha a che fare con chiaramente professori. Io ho tolto il bendaggio, lo chiamo così, mi scusino anche gli addetti ai lavori, sul fatto che solo ad agosto, quando la scuola era completamente chiusa, ho tolto per la prima volta, dopo 2 anni, sul posto di lavoro il dispositivo. Mi ha aiutato? Per ora posso dire che effettivamente, insomma, il discorso. O magari l'ha preso e non se ne è accorto, può darsi pure, può succedere. Ma succedere. Credo, insomma, che nella mia posizione, diciamo, se avessi avuto sintomi di un certo rilievo, non sarei qui a dire queste cose, avrei detto ben altro. C'è gente però purtroppo che ha preso e ripreso il virus, stando anche male, anche la seconda, la terza volta, cioè, veramente, su questo... e ci dispiace, significa allora, che l'attenzione non può calare così da un momento all'altro, ma dobbiamo rimanere attenti su questo argomento. Sono d'accordo sul fatto che a livello scolastico, soprattutto nei segmenti inferiori, laddove il senso, diciamo, della, chiamiamola, relazione tra coetanei, pensate ai bambini della scuola d'infanzia, cioè, dove il contatto fisico è il presupposto numero uno per poter far scuola e certo, quindi poter acquisire competenze di natura grafica, di natura tutta, beh, lì il rischio è elevato che continueranno ad esserci fonti, diciamo, di contagio e quindi c'è una forte preoccupazione, per cui bisognerebbe allertare, ecco, le parti genitoriali a far sì che in qualche modo ogni mattina loro siano i primi guardiani di quello che la scuola può, certo, ricevere come informazione. Sì. Perché altrimenti, se qualcuno dovesse tacere sapendo che ci sono sintomi di tosse, di convulsioni, aspetti di catarro, aspetti altri che portino a pensare... La febbre è già un sintomo inoppugnabile. Uno che ha una temperatura corporea basale di 37, 37 e mezzo, 38, in qualche modo c'è qualcosa che non va. Ma ci sono altri sintomi che, pur, diciamo, rendendo l'individuo asintomatico, però sono chiari, sono sintomi chiari. Sono sintomi chiari e che possono semplicemente essere diffusi. Quindi, ecco, io faccio un appello ai genitori, l'ho fatto ieri ai miei. Sì. Di poter essere molto attenti a questa capacità di guardare a qualche piccolo malessere che appare e non dire nulla, perché anche questo potrebbe essere un'idea di una scuola ben gestita nei rapporti. Se mi arriva la telefonata del papà per dire: caro preside o caro professore, professoressa, mio figlio stamattina ha sintomi respiratori un po' diffusi di tosse, di catarro e di quant'altro, io direi sì, lasciatelo a casa, fate dei controlli e poi magari ditemi se... Ma hanno abolito la DAD e quindi come si fa ora? Voi avete la possibilità come dirigenti scolastici di dire no, la DAD la facciamo lo stesso, no, perché vogliamo preservare, no, i nostri alunni da assenze. Lo diciamo in non maniera può ferma, fare. Non si può più richiedere. Ah, è pazzesco. Questo è... Addirittura. Eppure l'abbiamo sperimentata questa cosa e probabilmente a qualcosa sarà servita pure. Ma io lo dico in termini, diciamo, anche per rendere meno, come dire, penoso questo nostro dire, cioè, all'utenza, diciamo, che vuole ascoltare anche notizie più tranquille. Il fatto che noi oggi si debba rincorrere la salvaguardia dal Covid e quindi l'idea che: preside, ma se mio figlio avvertisse questi percorsi, perché non gli date ancora la possibilità di stare a casa e, esatto, quindi fruire, esatto, di quel mezzo, come in questo momento, per non perdere la lezione, di una telecamera, insomma, che fornisca, certo, la voce e, certo, la visione del professore? Questo lo smentiamo, perché nell'ultimo periodo si era fatta anche un cattivo uso sul fatto che arrivavano certificazioni di, a volte anche, misteriose malattie che, come dire, sedicenti medici, vabbè, specialisti, c'era il terrore pure, vabbè. Io dico, mi sono allertato anche, come dire, a volte per un raffreddore, perché volevo non far venire a scuola soggetti, diciamo, a rischio, a rischio, ecco, benissimo, a rischio.
Però poi si spezzava per un incidente la gamba e dovevamo stare a casa. C'era una plurima, come dire, sensazione anche di infiammazione dei tendini, eccetera, presi di stare a casa. Dico, ecco, allora forse non si è non capito. Non bisogna esagerare, insomma. Ma no, non si è capito che oggi quello strumento non ha favorito bene l'approccio con la didattica. Ha favorito la continuità di relazione. Alberto, che stai facendo a casa? Stai studiando? Sì, professoressa, sì, maestra, ma non ha alimentato. Non ha sostituito la scuola in presenza, ma perlomeno ha dato un aiuto, credo, in certe situazioni. Oggi, come dire, c'era l'emergenza. Chi non ricorda o non ricorderà o si scorderà di quei 14 giorni che eravamo stati costretti a stare in casa, certo. Non si poteva nemmeno uscire di casa. Oggi allora quella sensazione, dico, non c'è più. Io invece in realtà dico che ogni bisogno che è intervenuto in questo periodo, diciamo, di Covid ha lasciato qualcosa di positivo, e lo dico con un senso molto ampio, parco, sì. Per esempio, molti consigli di classe con docenti che arrivano ovviamente anche da fuori la nostra città sono oggi messi su, quindi convocati, con l'idea di stare a casa. Allora, probabilmente rivedremo la nostra professoressa in, come dire, con abiti non più, ecco, dismessi, però favorire questa, come dire, capacità di non farla stare qui in orari altri. In altri termini, finita la lezione si può andare a casa e da casa fare la riunione di, non di condominio, la riunione di consiglio di classe, di dipartimento. Si può utilizzare lo strumento per questo tipo di percorso. Quindi questo credo che sia uno degli aspetti più positivi che la DAD ci ha informato. Abbiamo dato qualche informazione ai nostri cittadini, soprattutto quelli di Altamura, perché lo ricordiamo, la nostra emittente che è visibile in tutta la Puglia, è parte della Basilicata. Purtroppo prima ci vedevate anche in tutta la Basilicata, ora, ritornando al discorso di prima, lo Stato ha stabilito che noi non potremo farci vedere in Basilicata. Va bene, grazie, viva la libertà. Questo allora, è uno dei punti oscuri, vuole dire, anche della... uno dei problemi. Va bene, allora grazie. Io vorrei al nostro presidente. In chiusura, sì, voglio dire, visto che si è parlato anche di persone post inquiescenza, quindi, sì, siamo nostri colleghi che, certo, a cui facciamo, ci hanno salutato e sono andati in pensione, faccio gli auguri per l'idea che anche la nostra città si è approvvigionata di turnover, e parlo della polizia municipale. Certo. È andato in pensione dal, credo, 1° luglio il nostro conduttore, mi piace, più di comandante, l'avvocato Michele Maiullari. E facciamo gli auguri al nuovo comandante che in maniera stabile guiderà la nostra Polizia Municipale per i prossimi anni. Parlo della Maria Paola Stefanelli. A lei i nostri migliori auguri di una, certo, città che possa soffrire meno da un punto di vista della sicurezza, perché oggi soffre, e poter, come dire, serenamente instillare una capacità di dialogo che a partire, che dicevamo prima, che a partire anche dall'emittente televisiva Canale 2. E perché è importante che un'emittente diffonda, come dire, la possibilità di non solo messaggi tipo domani sera c'è la bonifica, la disinfestazione, certo, ma che ci siano anche i prodromi sulla idea, messaggi che di utilità sociale. Assolutamente, ne ha bisogno questa emittente. Bene, ne ha bisogno questa città. Grazie. E grazie a voi tutti per l'ascolto. Al preside, al dirigente scolastico, posso definirla preside. Siamo preside qui per come ci volete. Ci volete dirigenti, allora, ci volete presidi, canonici no. Ecco, va, diciamo, bene, allora grazie a Biagio Clemente per essere stato qui con noi del Liceo Cagnazzi, storico Liceo Cagnazzi di Altamura. Noi vi ringraziamo come al solito per averci seguito. Appuntamento a domani con Canale 2. Cioè, al mio posto ci sarà Felice Griesi. Grazie a tutti.